La TV italiana speciale Movimento 5 Stelle. Sono con Giuseppe Bondanese, che saluto, e Giuseppe Mazzotta, che saluto lo stesso. Oggi parleremo di disabilità. Disabilità, e quando parliamo di disabilità parliamo soprattutto della disabilità e il rapporto che c'è, che le scuole hanno con la disabilità. Le disabilità sono tante, insomma, Mazzotta, vogliamo dirne qualcuna, insomma, le più frequenti che voi riscontrate, visto che siete direttamente attori, insomma, in riferimento a questo tipo di tema? Non è semplice fare un'epidemiologia dei tipi di disabilità che vengono riscontrati nelle scuole. Dovremmo fare dei studi ISTAT specifici. Ciò che invece è molto più facile è fare riferimento al quadro normativo che regola struttura e disciplina il rapporto tra disabilità e scuola. In Italia c'è una legislazione all'avanguardia, direi, in questo settore. La legge quadro di riferimento è la legge quadro 104 del 92. Ma già nella Costituzione italiana vi sono chiari riferimenti alla parità di diritti per tutti i cittadini italiani. Nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve rimanere indietro. Inabili, anche per gli inabili e coloro che si trovano in difficoltà di carattere personale, individuale, fisica o cognitiva. E quindi diciamo che già grazie alla Costituzione, a questa legge, alle sue successive modifiche, la scuola italiana usufruisce di strumenti normativi adeguati. Chiaramente non sempre la operativizzazione di questa legge riesce a portare i risultati che magari si presupponeva. Ecco, lei è un consulente della provincia, opera all'interno delle scuole e che problematica riscontra solitamente in riferimento alle norme che oggi regolamentano la materia? Beh, per essere sintetici diciamo che la destinazione delle risorse rispetto a questo tipo di servizi non è adeguata, o meglio, ci sono ovviamente degli sforzi, ma il welfare è forse il primo settore che viene tagliato nei momenti di crisi. Di conseguenza questo innanzitutto ci informa di una considerazione del problema, cioè non è considerato la priorità che invece dovrebbe avere, o comunque nella scala delle priorità è in un gradino molto basso. Di conseguenza, non essendoci risorse, vi sono varie problematiche che non permettono un lavoro continuo, un lavoro sistematico. Per esempio, giusto per fare un esempio, gli insegnanti di sostegno, o meglio, la precarizzazione degli operatori non permette sempre la continuità educativa e didattica. La mancanza di fondi non permette l'istituzione e la strutturazione di progetti ad hoc. E così via, giusto per avere un'idea. Beh, qui ci tengo a sottolineare che quando parliamo anche di welfare noi parliamo di politiche sociali, perché purtroppo, ripeto, siamo sempre invasi da questi inglesismi e spesso confondono un po' le idee dei telespettatori, dei cittadini. Ora, oltre a essere un operatore, tu ti occupi all'interno del partito, insomma, operi per quanto riguarda questo tema. Qual è la situazione? Che cosa bisognerebbe fare secondo il tuo punto di vista? Dunque, io sono un assistente alla comunicazione, lavoro a scuola con i ragazzi sordi, quindi l'ambito in cui io sono specializzato è la sordità. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, sicuramente il punto che dei 20 punti che sono in programma, quello che nessuno deve rimanere indietro, io lo vedo oltre che dal punto di vista economico, quindi del reddito di cittadinanza, anche dal punto di vista sociale, ovvero che anche chi è meno fortunato di noi deve avere la possibilità, gli strumenti di potersi esprimere ed esporre. Forse dovrebbe averle più dei normali. Diciamo che sì, certo. Concretamente all'interno del movimento Beppe Grillo è venuto due volte a Bari negli ultimi mesi, a dicembre per il Firma Day e poi anche a gennaio prima delle elezioni. Beh, in entrambe le situazioni ho provveduto a far
far, diciamo, è stato presente un interprete della lingua dei segni, della LIS, quindi insieme a Beppe Grillo c'era l'interprete che segnava per i sordi, perché la sordità è, diciamo, una disabilità un po', diciamo, finché non c'è un rapporto di comunicazione, non ci si accorge che c'è una persona sorda dall'altra parte. Quindi poter far arrivare il messaggio a tutti è una cosa in cui io mi sono impegnato e continuerò a farlo anche in futuro. Ecco, questa domanda l'ho fatta in un'altra puntata, quando ho detto, adesso se caliamo tutto questo all'interno della realtà barese, insomma, della provincia di Bari, Puglia e via, a breve ci saranno delle nuove, diciamo, nuove elezioni, si rinnoverà la giunta comunale qui sia a Bari e alla provincia e tutto quanto il resto. Che idea avete? Che idea avete? Come nel caso avete la possibilità di avere un ruolo importante all'interno di queste amministrazioni, che cosa vi sentite di fare? Sì, dunque, premettiamo col dire che il programma del Movimento è ancora in fase di strutturazione, in itinere, in evoluzione. Diciamo che per quanto riguarda la disabilità ci sono tre macro aree della disabilità: la disabilità motoria, la disabilità mentale e la disabilità sensoriale. Per la disabilità motoria parliamo sempre di barriere architettoniche, quindi favorire l'ingresso nelle strutture pubbliche o comunque mettere in grado le persone con disabilità motoria di poter utilizzare la città, una città vivibile, quindi dal punto di vista urbanistico anche, collegandosi all'urbanistica. Per quanto riguarda la disabilità mentale è un po' più difficile, lì servono delle strutture adeguate, dei centri attrezzati che possano permettere a queste persone, in base alla gravità della situazione, di potersi, diciamo, migliorare. Per la disabilità sensoriale, quindi vista e udito, ci sono dei semplici accorgimenti, tipo il braille per quanto riguarda la lettura di alcuni documenti, oppure la lingua dei segni, oppure la sottotitolazione, anche quella è importante. Quindi questi piccoli accorgimenti utilizzati nelle sedi opportune possono aiutare per le persone disabili. Sarebbe un buon programma, secondo lei? Beh, senz'altro sarebbe un ottimo programma. Ciò che mi permetto invece di poter, insomma, di suggerire che oltre a questioni di carattere operativo e quindi strutturale, sarebbe opportuno anche una opera di educazione, di formazione, perché non sempre si ha una conoscenza precisa di ciò che significa la disabilità, cioè di cosa significa viverla e soprattutto lavorare per e con la disabilità. È sempre l'informazione, questo è un po' anche il compito nostro, l'informazione, l'educazione è importante, la prevenzione e dopodiché ovviamente pensare che si è un po' tutti uguali e che nessuno effettivamente deve rimanere indietro. Cosa dico? Ringrazio ovviamente per la presenza in questo tema importante come la disabilità. Sicuramente seguiremo l'evoluzione di questo tema in futuro e vi ringrazio e alla prossima puntata.